Bella a tutti ragazzi, oggi vi porto a Spazio Comics a Colleferro, dove vi mostro questa realtà dei cosplayer delle fiere e perché esiste, insomma vi faccio vedere un po' di tanta bella robetta e anche qualche cosplayer cosa ne pensa, ma andiamo subito a vedere questo Spazio Comics a Colleferro. Allora ragazzi, siamo con i primi cosplayer, devo dire, pensavo di essere proprio con i personaggi originali, obiettivamente. Tiè, fa vedere muscolo, subetti, guarda che roba, acciaio. Sentite ragazzi, innanzitutto, perché avete scelto questi personaggi? Dimmi tu. Beh, io l'ho scelto perché è un personaggio comunque di purezza, di sani principi come sono io, Okay. Ho fatto una causa, e perché mi somigliava anche esteticamente, non voglio metterci la faccia senza mettere una maschera. Ok, quindi quando ci sono delle ingiustizie in giro, tu anche senza vestito cerchi di intervenire? Certo, lo faccio sempre. Bravo, fatelo anche voi ragazzi. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Perché spari ragnatele, non diciamolo da dove, però oltre a questo, perché hai scelto questo personaggio? Io ho scelto questo personaggio perché sono sempre stato un grande fan dell'Uomo Ragno, di Spider-Man, fin da quando ero piccolo, e quindi è sempre stato il mio sogno poterlo, diciamo, interpretare, e quindi approfitto a questi eventi per... Ottimo. Senti una cosa, se un ragazzo volesse avvicinarsi a questo mondo del cosplay, tu, il primo consiglio, la cosa che tu gli consigli, qual è? L'attendibilità nel rispecchiare il personaggio, perché purtroppo molti magari cercano di fare dei personaggi che io credo che se non rispecchi proprio esteticamente non sia proprio una cover del personaggio, quindi non sei credibile, quindi diventa una carne valata. Il più fedele possibile. Ognuno di noi può impersonificare qualsiasi personaggio, però deve comunque azzeccarlo oltre al costume. Esatto. Tu invece? Allora, condivido in parte quello che ha detto Superman, però è così, diciamo, chi si approccia la prima volta al mondo cosplay, io consiglio sempre comunque, sicuramente di metterci entusiasmo, è tutto, però certo, anche il costume, diciamo, il personaggio deve essere abbastanza attendibile, nel senso, non deve diventare una replica, diciamo una parodia, più che altro, cioè deve essere più fedele possibile. Ovviamente sempre nei limiti delle di quello che riesce a fare. Tu invece, tu chi sei? L'uomo pinna con sto cosa? No, lui è mio, quello è mio fratello. Lui è tuo fratello? L'uomo pinna è mio fratello, Poseidone, io sono Ade. Tu sei Ade, da che cosa sono ignorante? Record of Ragnarok. Record of Ragnarok, bello, mi piace. Perché hai scelto questo cosplay? Perché ho sempre amato Ade come personaggio in tutte le varie serie, di film, roba varia. E ho detto, appena l'ho vista la sua battaglia contro durante la serie, okay, ho detto, devo fare lui assolutamente. Perché lui è puntato tutto pur di vendicare suo fratello. Ah, quindi questo non è il tuo, questo gli hai rubato? No, l'arma è la mia, la parte questa qui è presa da lui. Ah, ecco, gli ha smezzato mezz'arma. Sì, esatto. Ma tu qua come sei venuto? Con la metro sei venuto? Con la macchina. Ah, e questo l'hai messo sopra al tetto della macchina? No, come questo si smonta. Come fulmine. Questo si smonta in due, l'ho messo dietro il sedile e uno sopra e uno sotto, praticamente. Ok, ho capito. Okay. Tutto tu l'hai fatto o da dove viene sto coso? Allora, la parrucca me l'ho commissionata perché io le parrucche faccio schifo. Faccio veramente schifo. Questo l'ho fatto per metà perché l'abbiamo fatto insieme con un mio amico. Ok. Abbiamo ovviamente fatto la parte questa qui in legno e poi la parte sotto è stata fatta. Abbiamo preso un tubo di ferro, bucato e avvitato. Tutto è tutto homemade, diciamo. Cioè, io e i miei amici insieme. Brava, insieme. Un po' di manualità ci serve sempre, fa sempre bene. Poi esce bello spadone, esce queste cose così un po' particolari. È una bella capolavoro. Mi piace. Il vestito invece, no, questo è stato un perché io non so cucire. Ok. Ed è anche scomodo perché non è proprio il massimo, diciamo. E invece ci abbiamo l'uomo più veloce del mondo in tutti i sensi, però non diciamolo in quale senso. Tu invece che sei l'altro Spider-Man? Tu sei Spider-Man? Marvel Spider-Man. Ok. Perché hai scelto questo personaggio, oltre perché sei veloce? Sei veloce? Sì, ho fatto 8 anni di atletica. Bello, mi piace. Quindi io sono cresciuto vedendo la serie di Flash e Justice League Unlimited. Quindi diciamo che il mio Flash è molto Wally West e Barry Allen. E quindi ho deciso di prendere un Flash che è un mix di entrambi, ma che aveva molta della
gioventù. Ok, stai, stai sudando da morire, stai fa la sauna. Hai ragione. Il Mario sta facendo la sauna, splash. Sì, fa molto caldo. Mo flash si dilegua proprio. Tu invece, che perché hai scelto Spider-Man? Perché Spider-Man è il mio supereroe preferito della Marvel, è il mio supereroe preferito in assoluto tra tutti i supereroi. Cosa ne pensi delle fiere cosplay? Cosa ne pensi? Ma penso che d'estate sono carine, cioè ci si diverte tra cosplay, ci si fa quattro chiacchiere e basta. Okay. Perché invece una persona dovrebbe decidere di venire a una fiera cosplay? Allora, più che altro per interagire con le persone, perché io ho visto tante persone che rimangono bloccate in casa e magari vedono una cosa di cosplay e si vergognano. Esempio, se non voglio offendere nessuno, i fanboy si vergognano di uscire e andare alle feste cosplay, no? Ma il problema è col vergognarsi, che più ti vergogni, più ti convinci che magari o sei brutto, ma in realtà non lo sei. C'è un'opinione che cosa da solo che se fa, sì, diciamo. Sì. Sì, oh, esempio, okay. Io mi vergognavo di fare flash all'inizio, ma poi mi sono detto, sai che c'è, sono il mondo. Bravo. Allora ragazzi, qua invece ci abbiamo il vero Jack Sparrow, direttamente dagli studios hollywoodiani, quanze bada spese, ci sta il vero Jack Sparrow, raga, tanta roba. Vediamo, oggi è il compleanno di Johnny Depp. Quindi tanti auguri a me e a tutti i Johnny Depp italiani. Oggi Johnny Depp è 61 anni. Non sapevo, ci avevamo anche il doppiaggio in italiano, grande, che questa è la tecnologia. Sottotitoli. Qua abbiamo, perché tu oltre ad essere Jack Sparrow, ho saputo che sei anche il presentatore della gara cosplay qui a Spazio Comics. E che c'è anche una gara cosplay, ci sta. Alle 16:30? Alle 16:30 c'è una gara cosplay. Spiegami a grandi linee la gara cosplay in cosa consiste e perché una persona dovrebbe parteciparvi. Allora, la gara cosplay consiste in un'esibizione in cosplay dove tutti gli appassionati portano sul palco il proprio personaggio e c'è questa competizione, ma in realtà deve essere un divertimento. È un divertimento, diciamolo, l'importante è divertirsi. Bravo. Cosplay è divertimento. Poi, per carità, ci sono le gare, ci sono i contest, c'è Facebook, Instagram, i follower, bisogna divertirsi. Beh, ci piace. Quanti partecipanti finora ci sono? Siamo arrivati già a una trentina di iscritti. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, ve lo dice anche Jack Sparrow, che devo dire obiettivamente molto 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 bello, devo dire molto molto bello Jack Sparrow. Questa viene direttamente dal dente dello squalo, da tortuga. E quindi ragazzi, vi ho fatto vedere questa realtà cosplay qui a Spazio Comics a Colleferro, da Kiwi Spazio Comics Colleferro. Ciao cari.